I consigli comunali dei ragazzi del Piemonte chiedono alle istituzioni pubbliche di promuovere un uso libero, creativo e responsabile della rete, che contribuisca alla crescita delle persone e dell'intera comunità. È questo in sintesi il dispositivo del documento approvato dai 47 consigli comunali dei ragazzi, che sabato 9 aprile si sono dati appuntamento a Novara per il loro terzo raduno regionale. Tema conduttore della giornata, riassunta dall'hashtag Uniti contro gli sprechi, la lotta contro lo sperpero alimentare e l'educazione ad una sana alimentazione. Suddivisi in gruppi, i giovani hanno partecipato a diverse attività formative e didattiche, che hanno portato alla redazione di un decalogo contro gli sprechi alimentari. Oggi siamo qua per parlare dello spreco del cibo, che non deve essere sprecato perché certe persone non ce l'hanno. E anche se il cibo è scaduto da 1 o 2 giorni, possiamo comunque mangiarlo perché è ancora buono. E ci siamo divisi in gruppi per parlarne. Dobbiamo dire cosa ci viene in mente pensando alla parola cibo. E alla fine della giornata faremo un decalogo per non sprecare il cibo. Ho imparato che non bisogna sprecare il cibo e se non si usa più, darlo agli animali oppure fare la raccolta di umido. Sprecare meno roba, non comprare più di quello che poi mangiamo. Si potrebbe anche riutilizzarlo in diversi modi. Abbiamo anche parlato del chilometro zero, quindi di prendere prodotti vicino a noi e stagionali. La pratica migliore per conservare il cibo è metterlo nel congelatore oppure nel frigorifero a seconda del cibo che usi. Cerco di riuscire a mangiare tutto il cibo che mi mettono nel piatto o se no lo divido con mia sorella. Si deve mangiare tutto senza sprechi e soprattutto si deve controllare le etichette.